Il mondo è ormai in mano alle moto elettriche. Nessuno le può fermare. Potenza pazzesca. Zero consumi. Zero manutenzione. In più non inquinano, fanno felici gli ambientalisti e danno meno nell'occhio. Ma in tutto ciò hanno un difetto, un enorme difetto. Il baccano. Quasi quasi oggi mi faccio una bella sgasata. Raga, non so come dirvelo, mi mancano i due tempi. Arrivando veramente da un'infanzia assolutamente incentrata e ricca di motori a due tempi, soprattutto l'odore di miscela, lo sporcarsi d'olio tutte le volte che si esce, il rumore cattivo del motore a due tempi, raga, mi manca, non so come dirvelo. L'elettrico è bello, assolutamente, e infatti ho due moto elettriche nel box in questo momento, ma ho bisogno di comprare qualcosa che tenga vivo quello spirito di moto due tempi che ho sempre avuto dentro. Facendo un piccolo recap, ho avuto il mio passato in go-kart, ma al di là di quello, se vi devo elencare tutte le moto che ho avuto da quando sono bambino, la primissima moto che ho avuto è stata una Gas Gas da Trial 50, la prima moto con cui mio papà mi portava in giro sulle montagne quando avevo veramente 6 anni per farmi imparare a stare in equilibrio. Poi subito dopo mio papà mi ha regalato un Grizzly 50 da cross e lì sono sbarcato nel mondo del motocross a tutti gli effetti, per poi qualche anno dopo passare invece a una moto decisamente più seria, un YZ85. Passare da un Grizzly a un 85 è stato tipo un trauma, ma devo dire che l'85 è stato il primo vero motore due tempi cattivo che mi ha fatto percepire la bellezza del motore due tempi. Chiaramente fino a qui io ho sempre solo girato in piste da cross, fettucciati, ma mai in strada, finché appunto a 14 anni, quando ho avuto la possibilità di fare il patentino per la moto, immediatamente l'ho fatto e ancora una volta mio papà ha secondato i miei desideri motoristici e mi aveva regalato una M50 Competition. Mio papà è sempre stato appassionato di motori, quindi sì, mi avrà anche un pochino viziato, ma allo stesso tempo mi ha passato veramente la passione che aveva lui per le moto. Pioveva, grandinava, nevicava, andavo sempre a scuola in moto. Passano due annetti con questa HM, avevo bisogno di qualcosa di più potente e finalmente, quindi a 16 anni, ho forse realizzato il sogno di ogni 16enne e ho preso un KTM 125 XC. Quella moto, ragazzi, ce l'ho ancora qui. Cioè, è veramente stata la moto più bella, più divertente che ho mai avuto. Mi è rimasta impressa nel cuore. Più o meno tra i 18 e i 20 anni, non mi ricordo di preciso, però ho dovuto poi vendere il 125. Volevo andare in bici e quindi dovevo fare una scelta. La moto non la usavo più tanto, volevo comprarmi una bici da downhill. Ho fatto la scelta. Ho venduto la moto e mi sono comprato la prima bici da downhill. E da lì non ho più avuto effettivamente mie moto. Sì, ho collaborato con Husqvarna, ho provato tante altre moto, eccetera, ma moto mie non le ho mai avute. E quindi, raga, è giunto il momento di fare un acquisto. Che moto comprare? Una bella stradale da 300 all'ora? Mi conosco troppo bene, in strada rischierei di farmi troppo male. E poi decisamente scomode ste moto. Un bel T-Max così posso andare in giro tranquillo in città e fare tutti i miei spostamenti e portare la Bea sul sellino? La Bea sarebbe contenta, ma non ho ancora 60 anni. Ma quasi quasi potrei prendermi, sapete, un bel Harley, un bel ciopperone. Non mi sono mai piaciute e non riesco ancora a farmene piacere queste moto. Io in questo momento voglio una moto proprio mi diverta, che vado in giro, mi gasi. Non la userò per fare lunghi spostamenti la moto. Qual è l'unica soluzione che ho in mente? Esatto, ragazzi. Perché farsi tante paranoie, tanti problemi mentali quando la soluzione era dietro l'angolo, fin dall'inizio? Però c'è un però. Il Toto può comprare una moto normale, secondo voi? Un classico 125? Chiaramente no. Una moto molto particolare. E l'ho già ritirata e ce l'ho dietro nel furgone. Ma adesso, prima cosa che voglio fare, susciterà molto scalpore, secondo me,
tra gli youtuberini italiani che parlano di queste cose. In primis, il buon Ivan Giussani, ragazzi. Siccome so che lo stuzzicherà quando la vedrà, voglio filmare prima di tutto la sua reaction e poi dopo ve la faccio vedere. Direzione casa di Ivan. Oh, buongiorno amico! Ma sei già arrivato? Vuoi metterlo sul furgone? No, 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 vieni giù che c'ho una cosetta da farti vedere. Allora. Dai, bella. Aia, il ragazzo non se l'aspetta. E guarda che fratello amico. Ho preso un'altra Stark. Ah, ti dico solo, non so se sei pronto. Basta che non è elettrica, ti prego. Se tu crei hype ancora per una roba elettrica o è un'altra... mi incazzo. Tu apri. Vado. No, zio. Fermo un attimo, fai serio. È la tua moto nuova. Il progetto che c'avevo in ballo io? Lascia stare il colore. Fai serio un attimo, zio. Metti giù un secondo. Raga, ho fatto una cazzata. Non avevo pensato che effettivamente la moto che ho comprato doveva essere in realtà un progetto di Ivan. Non sono arrabbiato, però cioè, manco non averti detto, frate. E che cazzo faccio adesso? Cioè, la butto via. Che cazzo devo fare? Dimmi. Però gira il cazzo un botto. Proprio non ci ho pensato, raga. Cioè, non mi ero ricordato che mi aveva detto che doveva fare sto progetto con questa moto un po' di mesi fa. Posso vederla un attimo? Sì, sì. Io è 6 mesi che la cerco. A parte che è messa così. Siccome lui ci sta lavorando da tanto tempo. Ma è già restaurata? Perché l'hai fatta arrivare con la nave? Sì. E a me costava una follia. Non c'è rimasto bene, Ivan. Cioè, poi di te anche mi fido. Per quello che ne parlo anche con voi di ste robe. Con tutti gli altri non ne parlo perché vado sul sicuro. Abbiamo parlato e abbiamo trovato una soluzione. No, voglio 3 mesi per farla arrivare e bisogna trovarla. E ogni volta devi andare a vederla. Il K sì, vale sì. Tanto di più. Però ce l'ho lì. Piuttosto, zio, veramente, te vuoi 125, piuttosto ti giuro veramente, ti do il 125, la mia, quella nuova, e te, se puoi, mi dai questa. E mi evito lo sbatti di portarla via. Abbiamo constatato che Toto, oltre ad avere 30 anni e spaccarsi le ossa ogni giorno, pure l'Alzheimer e non si ricorda le cose che gli dico. La prova della verità, eh. Pronto, broskis? Tu ti ricordi 6 mesi fa, quando Toto doveva partire per il Cile? Ascolta, io non mi ricordo cosa mangiavo. La sera che tu hai detto che volevi prendere la zio, che io ho detto che volevo prendere la... E Pachi invece che doveva comprare la... Ecco. Sì, sì, sì. Indovina Toto cosa ha comprato? Dicendo che non si ricordava. L'ha presa davvero? Te lo giuro. No, scusa. Passamelo che le... Io non mi ricordavo. No, non mi ricordavo. Cheat. Raga, abbiamo un attimo discusso. Però per fortuna siamo riusciti a trovare una quadra. Abbiamo deciso di fare veramente uno scambio moto. Cioè il mio lavoro non è fare video di moto, mentre il suo è fare video di moto. Io non voglio rompergli le balle a lui su questa cosa che sta facendo. Lui ha capito che io ho bisogno di una moto. Lui mi ha fatto questa offerta di scambio moto. L'offerta è comunque allettante. E qua dietro, raga, vi presento quindi la mia nuova moto. I heard man when I chat and chit. I come through like what's good, these wigs hit and split. Man better breeze and sprint, it's long if I choose to bite down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and it is, so make sure it's X that you wanna rally with. I'll make a big man turn to a kid. Shout out skull when I splat out wigs. Never seen X's with your eyes closed, don't move past girls behind your eye chart. Must be active if you think you can wig me. I'll tell. Raga, a tutti gli effetti, nuovo proprietario. Io non ho parole. Sai perché non ho parole? Oltre per il fatto che non so se ho fatto la cazzata a regalarti la mia moto. Soprattutto ti chiami Carlo di secondo nome. Principe Carlo, per favore. Finalmente possiamo provare la moto di Ivan Giussani. Come si è che ormai è mia. Secondo me ci ha rimesso. Vedi di non farla vedere l'altra nel tuo video. No, no, non la metto già. Vediamo com'è questo cappino. Minchia. Bello cazzo. Senti come tuonano i 125. Ma cosa cazzo c'è? Perché trema così tanto davanti, ragazzi? Perché trema così tanto? Che bello il 125, porca puttana. Oh cazzo. Perché trema così, porco? Che bello! Zio! Che benessere! Ma ho la ruota davanti che è storta! Guarda! È vero, gli rimbalza! Ma non è quella dietro? Prima
rimbalzava, e quando stai andando forte rimbalzava dietro. Cos'è che c'è che trema? Si vede che c'è qualcosa che non va. Vuoi fare scambio? Perché? Per sentire se rimbalza? No, no, invece di quella ti regalo questa. Ah no, no, mi va benissimo questa. Incidente, c'è incidente qua, mi sa. Occio. Usti. Porca mo... la madonna, si è cappottato. Madonna, ma qua? Top number one, viva l'edilizia, madonna. Oh, facciamo uno sparo. 3, 2, 1. Bye bye. Un giorno io dovrò dire perché sono stato così coglione. Va forte, eh. È tutto originale, nota rocca, eh. Tutto originale. Lo so. Nota rocca. Vai, un po' di freeride sul cordolo. Porco Diaz, che cazzo ha perso Ivan? No, zio! Questo è il tampone, zio, ma è scemo! Ma? No, eh? Che cazzo l'ha perso? Ha perso due pezzi Ivan. Era qua, era tipo a questa altezza più o meno. No, ma c'è qualcosa che non va comunque. Non è vero, non è vero. Adesso ho capito perché tremava. Un po'. Dimmi che l'ha trovato Toto. Sarà dagli questo. Figa, io ho perso sia il bullone che il registro. No. Come facciamo? Come stracazzo facciamo qua? Hai trovato solo questo? C'era anche un altro pezzo, lo stavo cercando ma volevo avvisarti. Beh, ecco perché andava storto e tremava. Vado a cercare il dado, zio. È arrivato in soccorso. Stavo pensando, io c'ho la macchina di 22 anni, ma non sei mai venuto a prendermi le volte che sono venuto a prenderti io, tra le volte che buca con la macchina. Ma se sei sempre in giro con le mie macchine, le mie moto, la sua macchina non la usa mai. Cosa dici? Mauro, vedi di andare a fanculo, eh? Comunque già il fatto di uno che figa va in giro, dice, che perde i bulloni per strada. Ma io va... Sì. È a fanculo. Un po' un pulaster. Porto Ivan Giussani. Io metto piedi sopra culo, frega. La bike life! Bike life! Scusa! Scusa! Bello questo furgone! Ciao fratello! La gelateria è qua dentro, è questa qua. Guarda qua, l'obiettivo era prendere il gelato. L'abbiamo preso ma con una moto in nero. Sto portando a casa una moto a 10.000 euro. In più, moto spaccata, distrutta in mille pezzi. Ci vediamo un prossimo video con il signor Ivan Giussani. No, fai scherzi più così, eh. Saluta la polizia di La Spezia. Scusa, mi sto dimenticando una cosa. No, mi sto dimenticando una cosa. Vi lascio una clip dopo l'immagine finale. Raga, io gli ho già chiesto scusa. Non volevo veramente... Però non ti crede nessuno. Non ti crede nessuno. Però vabbè, dai, ascolta, non so, io non mi ricordo più che cazzo devo dire. Ma dai, zio, sta parte mettila proprio attiva alla fine del video.